Arezzo partecipa alla manifestazione di Venturina, una manifestazione di protesta per dire che gli allevatori e le nostre imprese non ce la fanno più a sostenere i prezzi troppo elevati dell'energia, del gasolio, dei concimi. Non ce la facciamo più. Abbiamo bisogno di attenzione da parte della politica e di risposte certe. All'orizzonte poi la preoccupazione per la peste suina. Se dovesse arrivare nei nostri territori inciderebbe in maniera troppo pesante su tutto il tessuto economico agricolo. Gli ungulati, ancora rimane un problema non risolto anche nei nostri territori e contribuisce in questo clima di incertezza a creare difficoltà alle nostre imprese. In agricoltura si ha talmente tanti problemi che protestare per una cosa sola sarebbe superfluo. I costi, aumentare tutti i costi, elettricità, gasolio. A protestare contro un sistema che non può funzionare nell'agricoltura italiana, soprattutto nel territorio italiano non funziona, perché c'è dei costi di produzione enormi e lo Stato in questo momento non ci dà una mano per sostenere questi costi e superare questa crisi, soprattutto energetica, di costi di carburanti e quant'altro, concimi e tutto l'indotto ne soffre. Anche per le nuove generazioni, che noi siamo cresciuti su queste aziende e siamo sempre meno invogliati, tra virgolette, per questi prezzi che ci sono, che aumentano, di carburanti e questi rincari, che è insostenibile più l'agricoltura. E, insomma, le nuove leve dell'agricoltura sono sempre meno intenzionate a fare questo lavoro.